Beh, io intanto ringrazio Ali per averci raccontato un'esperienza personale che a mio avviso però è paradigmatica di quanto questo movimento attenga a una dimensione assolutamente di classe. Io proseguirei con Bilel facendogli una domanda relativa anche al modo in cui si discute. Come discutete? Come è cambiato il vostro modo di discutere, di prendere le decisioni, ad esempio prima di un blocco, di una giornata di mobilitazione, prima di un atto? Buonasera. Alors, bonsoir à tous. Pour l'Assemblée de Rungis, nous, on est un collectif autonome. On rejette toute forme de leader déjà. On s'est formé autour, comme a dit mon ami Ali, mon camarade, il a dit que ça s'est formé autour du blocage de la plateforme européenne. La plus grande plateforme européenne, pardon, d'agroalimentaire, donc à Rungis. Et au fait, autour de ce blocage, s'est formé un noyau dur. Et ce noyau dur s'est transformé en collectif. Ce collectif, donc on se réunit pratiquement toutes les semaines afin de faire un point déjà sur la situation du mouvement, sur l'avancée du mouvement, et aussi pour pouvoir avoir les news, centraliser les infos qu'on doit filer à tout le collectif, parce que quand même, si on compte vraiment tous les membres du collectif et tout ce qui tourne autour, on est facile, ouais, une centaine de personnes. De près ou de loin, on est une centaine de personnes, et au fait, chaque personne du collectif a un rôle, que ce soit au niveau du multimédia, donc les infos numériques, tout ça, au niveau de Facebook. Que ce soit au niveau des administrateurs des groupes Telegram aussi, et aussi par rapport aux contacts qu'on peut avoir avec d'autres collectifs qui sont des forces progressistes, comme l'Action antifasciste Paris banlieue, la plateforme d'enquête militante, et ainsi de suite, quoi. Allora, appunto l'Assemblea di Rungis è un collettivo, come è stato già detto, un collettivo autonomo che prima di tutto rifiuta ogni forma di leadership. Come ha già detto Ali, si tratta di un collettivo che è nato dal blocco del mercato ortofrutticolo di Parigi, quindi dal mercato di Rungis. Il collettivo nasce da diciamo, un nocciolo duro, dice lui, che si è formato durante questi momenti di blocco. E che appunto da quel momento lì si ritrova tutte le settimane. Allora spiega un po' come funziona l'assemblea, dice e a cosa serve anche l'assemblea. Dice la prima cosa è quella ogni settimana di fare il punto sul movimento, su cosa è successo di settimana in settimana, perché questo lo aggiungo io, bisogna capire anche che i ritmi sono particolarmente, il ritmo di questo movimento è molto accelerato, quindi ogni settimana c'è bisogno di vedersi per fare il punto sul movimento, centralizzare le informazioni. Dice in tutto siamo un centinaio di persone ancora oggi che gravitano intorno al collettivo, che ovviamente non sono presenti a tutte le assemblee settimanali, ma che vengono, che partecipano anche nelle discussioni del gruppo Telegram, e ognuna di queste persone ha un ruolo preciso all'interno del collettivo. Fa degli esempi, dice c'è chi si occupa della questione dei media, della comunicazione, c'è chi gestisce la pagina Facebook, c'è chi gestisce il gruppo Telegram, e c'è chi diciamo, assicura i contatti e i rapporti con altre forze progressiste e collettivi come la piattaforma d'inchiesta militante o l'azione antifascista Paris banlieue, che è il collettivo antifascista di Parigi. Là, je vais vous parler directement vraiment du vrai fonctionnement de l'Assemblée de Rungis. Donc, au fait, l'Assemblée de Rungis, comme je vous ai dit, on se réunit toutes les semaines. Mais on a trois personnes qui représentent le collectif lors des grosses conférences ou des interventions que nous devons avoir au niveau des événements pour parler de la répression policière ou pour parler du mouvement des Gilets jaunes, comme on le fait aujourd'hui.
Par contre, ces trois personnes-là ne prennent pas les décisions pour le collectif. Donc toute décision qui est prise par rapport à un blocage, par rapport à un partenariat qu'on devrait avoir avec un autre collectif de Gilets jaunes, tout est discuté. Tout est discuté, tout est voté. Dunque, vi spiego come funziona più concretamente appunto l'assemblea. Dice, ci troviamo una volta a settimana. Ci sono tre persone che sono designate per rappresentare il collettivo durante, per esempio, dibattiti anche come questo, o avere altre funzioni, diciamo, di coordinamento all'interno del collettivo, ma queste tre persone non hanno assolutamente nessun potere, non possono prendere nessuna decisione senza l'avallo del collettivo. Qualsiasi decisione viene discussa collettivamente e votata all'interno dell'assemblea. Du coup, pour tout ce qui est action, tout ça, voilà, tout est discuté. Et à côté aussi, on est un des premiers collectifs qui s'est revendiqué antiraciste. Voilà, on est le premier collectif de Gilets jaunes en région parisienne qui s'est proclamé antiraciste. Voilà. Parce que, voilà, si on doit revenir un peu sur l'historique de notre... on est né hier, quoi, ça fait quoi, 7 mois qu'on existe, mais il y a quand même un gros historique. Au fait, on était chapeauté par une personne qui était islamophobe. Et on a découvert les choses par la suite, via des posts Facebook qu'il avait laissés 6 mois avant le mouvement, en appelant au meurtre de femmes voilées à la batte de baseball, etc., tout ça. Donc on a fait une révolte interne avec Ali et d'autres personnes du collectif. Carlotta aussi nous a aidés. On va dire, on a chassé la vermine fasciste, on l'a chassée du collectif. Voilà. Dunque dice tutto è discusso come diceva prima e nessuna decisione è presa senza l'avallo del collettivo, questo vale anche per le, per esempio per le iniziative, per le azioni, per i blocchi. L'altra cosa che vuole sottolineare, raccontare più che altro su Rangis è che si tratta di uno dei primi collettivi di Gilets Jaunes in Francia che si è dichiarato antirazzista da subito e dice se vogliamo tornare un attimo sulla storia del collettivo. Ci siamo resi conto che all'inizio eravamo, diciamo così, infiltrati da una persona in particolare, ma in realtà da più persone che avevano dei discorsi islamofobici e razzisti. Una persona che aveva, per esempio, poi si è scoperto, ha anche preso parola in pubblico per dire che le donne velate dovevano essere uccise, eccetera, eccetera. E quando, diciamo, la presenza di questi elementi di destra, di estrema destra e islamofobi c'era nel collettivo, c'è stata una sorta di rivolta interna che in particolare lui e Ali hanno portato avanti, che ha dato luogo all'espulsione dal collettivo di questi elementi direi più che problematici che partecipavano all'inizio all'assemblea. Fascisti, scusate, non ho scritto nel... Hai ragione. Et du coup, suite à cette révolte interne, on s'est lancé. On a cherché des partenaires, on va dire, qui nous ressemblaient dans nos idées politiques et notre combat. Donc déjà, le combat des Gilets jaunes, on va dire, il s'est diversifié. C'est certes la justice sociale, la justice fiscale, vivre, avoir une vie digne et être fier de vivre sa vie, quoi. Avoir une vie digne, c'est important. Je crois que c'est le premier droit d'un homme. C'est vivre dignement du fruit de son travail. Donc, Dunque, dopo questa rivolta interna abbiamo potuto rilanciare la dinamica del collettivo e abbiamo anche cercato nuove alleanze, nuove relazioni con soggetti più vicini a noi. Dice appunto, come diceva lì, le istanze del movimento sono quelle di giustizia fiscale, di giustizia sociale, ma soprattutto quella di una vita degna, perché il primo diritto di una persona è poter vivere dignamente, con dignità del proprio lavoro. Du coup, comme je vous ai dit, ouais, voilà, ça s'est diversifié, puisque la répression policière, elle a augmenté de plusieurs crans, même, c'est pas que d'un cran. Et donc, on s'est diversifié au niveau du collectif Rangis.
On a fait des communiqués antiracistes, on a fait des communiqués par rapport à l'école, à la, comment dire, à la, à la, au racisme d'État même, carrément. On est parti sur plusieurs luttes. Donc nous, oui, on est fermé aux politiques traditionnelles, mais on est ouvert aussi aux différentes forces de gauche, comme les syndicats, donc les bases syndicales, pas les entités, mais plus les bases, comme Géodis, avec des blocages en simultané. Je parle vite. Donc, al seguito appunto di questa, diciamo, rivolta interna, come la definisce Bilel, abbiamo cominciato a diversificare, diciamo così, l'iniziativa del collettivo. Abbiamo scritto per esempio diversi comunicati contro antifascisti o anche contro il razzismo di Stato. E a tessere, diciamo così, alleanze con soggetti diversi. Siamo sempre stati, diciamo, distanti dai partiti politici, ma aperti ad altre forze e in particolare alle basi sindacali. Quindi qui riviene appunto sulla storia dell'incontro con i lavoratori di Geodis e altre basi sindacali come i ferrovieri, per esempio, che, con cui sono state organizzate diverse iniziative. Et franchement, je suis perdu, là, je sais plus quoi dire. Ça me revient. Là. Ouais. Voilà. Donc du coup, suite à ces alliances, Ali, il a fait le tour de l'Île-de-France. Il a fait le tour de tous les collectifs, de toutes les réunions qui pouvaient avoir lieu à gauche, à droite pour le Gilet jaune. Il s'est beaucoup investi. Et suite à ça, au fait, on a monté une assemblée régionale qui se tient une fois par mois et qui réunit plusieurs collectifs de l'Île-de-France, venant partout de l'Île-de-France. Donc on a posé des règles, une charte qui précise bien la tenue à avoir au niveau régional, et pour essayer de faire aussi des actions de blocage ou des actions symboliques afin de faire vivre le mouvement et d'avancer vers nos objectifs, donc tout ce qui est justice sociale et fiscale. Et comment vous dire, au fait, si on regarde bien, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement tentaculaire. Il y a de tout. On a aussi bien de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des gens qui ne connaissent rien à la politique ou même aux luttes syndicales ou aux luttes dans la rue, tout simplement. Dunque, per tornare sulla questione delle alleanze, un ruolo importante l'ha giocato Ali, che a un certo punto ha deciso di fare il tour de France e di tutte le riunioni di Gilet Gialli che c'erano in il Il Tour de France dell'Île-de-France. Quindi il giro, diciamo, di tutte le assemblee locali, di tutte le assemblee di Gilet Gialli presenti nella regione di Parigi, che è l'Île-de-France, per appunto andare a incontrare conoscere e coordinarsi con le altre realtà presenti sul territorio. Abbiamo costruito un'assemblea regionale che si ritrova una volta al mese, che ha stabilito delle regole precise, una carta e una tenuta di comportamento da avere durante le assemblee stesse, una tenuta di comportamento precisa, e questa assemblea regionale che serve da un lato per appunto scambiare le informazioni, ma anche per coordinare le azioni di blocco e avanzare negli obiettivi del movimento, che sono appunto, ribadisce, obiettivi di giustizia fiscale e di giustizia sociale. Dice: il movimento dei Gilet Gialli è per me un movimento che si può descrivere come tentacolare. Du coup, suite à ces assemblées régionales, sont nés des projets pour les collectifs. Donc, comme a dit mon camarade Ali, il y a eu l'assemblée des assemblées qui a commencé d'abord à Commercy, donc qui a réuni plus de 500 personnes. Et au fait, le but de ces assemblées, c'est de réunir un maximum de collectifs au niveau national afin de construire
si je puis le dire, une sorte d'autonomie par rapport à l'État. Dice appunto c'è questa assemblea regionale, ma poi c'è soprattutto l'assemblea delle assemblee, di cui ancora una volta parleremo anche dopo. La prima che ha avuto luogo a Commercy, di cui ha parlato anche Ali, è stato un movimento importante, un momento molto importante in cui più di 500 persone si sono ritrovate a Commercy, e venendo da tutta la Francia, da assemblee territoriali di tutta la Francia, per coordinare i collettivi che esistono a livello nazionale, con l'obiettivo di costruire una forma di autonomia rispetto allo Stato. Et du coup, nous, ce qui est particulier chez Rungis, c'est qu'on est très cosmopolite. Il peut y avoir des Maghrébins, des Blancs, des Blacks, des femmes, il y a de tout, quoi. Il y a des hommes, des femmes. Non, mais voilà, on n'est pas fermé, quoi. On n'est pas sexiste non plus, on est au contraire anti-sexiste. Et comment dire, c'est que ce qui est important, c'est que chaque personne de ce collectif a son rôle, que ça soit de près ou de loin. Il y a des personnes qui ont des capacités incroyables, et c'est très bien pour le collectif. Des personnes qui peuvent nous faire des communiqués, par exemple, là on en a fait un dernièrement par rapport à des personnes qui se sont fait agresser par la police lors de la fête de la musique, qui ont été jetées dans un fleuve. Là, actuellement, il y a une personne qui a disparu, on ne sait pas où elle est, donc là on a fait un petit communiqué pour soutenir la famille. Et aussi, nous avons appelé à ne pas voter lors des élections européennes, car nous trouvons que c'était une mascarade, et nous avons fait circuler un tract un peu partout en France, afin de montrer notre position par rapport à cela, pendant que beaucoup d'autres appelaient à voter soit l'extrême droite ou voter n'importe quel parti juste pour faire perdre Macron. Pour nous, le but, c'est pas... La cosa che è particolare di Rungis rispetto ad altre assemblee è il fatto che è un'assemblea estremamente cosmopolita, è un'assemblea che ha una composizione in cui eterogenea, troviamo bianchi, neri, magrebini, è un'assemblea antisessista, e penso che... E dice, voglio ribadire che quello che è importante per noi nell'assemblea è che ognuno ha il suo ruolo, che ci sono persone all'interno di questa assemblea che hanno delle capacità incredibili. Ci sono persone, per esempio, che hanno imparato e che sanno scrivere dei comunicati politici. E, ad esempio, l'ultimo che abbiamo scritto è stato oggi un comunicato in solidarietà con la famiglia di un ragazzo che è disperso a Nantes. Allora non so se la storia sia conosciuta qui, ma c'è stata la festa della musica a Nantes, la polizia ha caricato durante la festa, ha caricato con gas lacrimogeni, ha lasciato i cani, ha gettato delle granate sulla gente che ballava alle 5 del mattino, molti ragazzi sono caduti nel fiume e uno è disperso da quel momento lì. Quindi dice, per esempio, oggi abbiamo scritto questo comunicato in solidarietà con la famiglia di Steve, che è il ragazzo disperso di Nantes, oppure abbiamo scritto anche un altro comunicato durante il periodo delle elezioni europee per chiamare a non votare, astenersi durante le elezioni, a differenza di altri che dicevano che bisognava andare a votare per chiunque, in particolare per l'estrema destra, pur di far cadere Macron. Nous, pour nous, c'est impossible. Pour nous, c'est pas Macron le problème, c'est le système capitaliste qu'il y a en France. Voilà, on sait tous que Macron, enfin, quand une personne est élue, voilà, on sait, il y a toujours des intérêts derrière. Il y a toujours des intérêts, et c'est le système. Si on doit mettre 40 ans pour faire tomber ce système, on les mettra les 40 ans, il n'y a pas de souci, on ne lâchera pas. Là, ça fait 7 mois on est dans la rue, 7 mois on fait des actions, 7 mois on fait des communiqués, on ne nous écoute pas, mais à part on dit qu'on s'essouffle,
mais on est toujours là. Et il y a toujours autant de policiers le samedi après-midi à Paris. Il y a toujours autant de personnes qui vont en garde à vue. Là, dernièrement, mon ami, il est parti à une manif. Il y a une amie à nous qui s'est fait prendre pour rien, quoi. Elle est restée 36 heures en garde à vue. Elle est ressortie tout à l'heure. Ouais, pour rien, quoi. Voilà. Et ils ont carrément même créé des fiches jaunes. Ils nous ont fichés. Donc, quand une personne elle se fait prendre avec un matériel dit interdit ou autre, ou qui parle trop même parfois dans les manifestations, elle peut être prise par la répression policière. Et derrière, s'enchaîne la répression judiciaire et ainsi de suite. Quindi per noi Macron non è il problema è il sistema capitalista. Sono 7 mesi che scendiamo in piazza, sono 7 mesi che scriviamo comunicati, ma il governo è sempre lì. E ci sono sempre altrettanti poliziotti e repressione, ma nonostante questo il movimento continua ad esistere, continuiamo ad esserci, nonostante insistano sul fatto che è finito, che il movimento dei gilet gialli è in declino. In realtà noi siamo sempre lì e ci prendiamo appunto questa repressione. Ha fatto l'esempio di un compagno del collettivo di una compagna del collettivo che si è appena fatta 36 ore di fermo per aver partecipato all'atto della settimana scorsa a Lille. Ma hanno anche costruito tutta una serie di nuovi strumenti repressivi, come per esempio le schedature gialle, cioè una nuova schedatura di polizia espressamente fatta per il movimento dei Gilets Jaunes. Basta appunto andare in piazza ed avere del materiale vietato, ma quando si parla di materiale vietato ancora una volta si parla di mascherine di carta, per esempio, o di parlare troppo, dice, per prendersi la repressione in pieno e ritrovarsi schedati o in fermo di polizia, come è successo alla compagna sabato. Et du coup aussi on s'est mis en place, on commence à mettre en place une sorte de système d'autodéfense populaire au niveau de notre collectif. Donc on a commencé à s'entraîner, à faire des petits outils de défense face à la police, mais c'est des outils qui sont pas dangereux, qui feront pas de mal à la personne, c'est juste pour protéger nous, voilà, des banderoles renforcées, quoi. Voilà, on est rentré en contact avec des personnes qui nous ont aidés à faire des banderoles renforcées. Et la particularité, au fait, de notre, collectif, oui, il est autonome, mais au fait, on a aussi bien des personnes qui sont pacifistes, on a aussi bien des personnes qui peuvent passer à l'action lors des manifestations. Et dans ça, on a mis en place on a un noyau dur, on va dire, pacifiste. Au moins pour les manifestations pacifiques, ils peuvent se déplacer, on sait que là-bas ça va bien se passer, on les accompagne quand même pour faire attention à eux. Mais quand on sait que c'est des limites, on va dire que ça va se transformer en insurrection, on a un groupe pour ça aussi. Voilà. Dunque, a fronte di questa appunto repressione che ritorna sempre nei discorsi, perché in effetti è abbastanza, come dire, decisiva in quello che sta succedendo oggi in Francia, dice: abbiamo costruito nel collettivo degli strumenti di, dice lui, autodifesa popolare. Per esempio si tratta di cose appunto molto concrete per stare in piazza insieme, come gli striscioni rinforzati col plexigas. E abbiamo appunto incontrato delle persone, abbiamo costruito dei rapporti con delle persone che ci hanno anche insegnato come difenderci in piazza, ci hanno trasmesso degli strumenti per difenderci di fronte alla repressione. Siamo un collettivo autonomo, ma siamo anche un collettivo che è composto allo stesso tempo da persone che mettono in campo, diciamo, pratiche non violente, che decidono di mettere in campo pratiche non violente, e altre invece che sono più disposte, diciamo, a forme di azione, per così dire, diretta. Quindi, diciamo, sottolinea il fatto che c'è questa coabitazione di pratiche diverse all'interno del collettivo. Abbiamo ad esempio un nocciolo duro del collettivo che resta dall'inizio, è rimasto sempre attaccato al fatto della non violenza.
lo accogliamo in piazza, cerchiamo di difendere per quanto possibile la collettività e quando vediamo che la situazione diventa troppo insurrezionale cerchiamo il modo per appunto difendere il collettivo e soprattutto coloro che non sono disposti a mettere in pratica azioni più dirette. Dobbiamo permettere? J'ai encore une phrase, j'ai encore un petit truc. Vas-y. Et pour finir, en fait, nous on est venus ici pour vous parler de ce mouvement. Parce qu'on nous a dit que les médias étrangers aussi, ils disent pas tout, quoi. C'est un blackout. Autour de la France, tout ce qui se passe, c'est un blackout actuellement. On a l'impression d'être dans une république bananière. Et le grand souci qui se pose, c'est que on dit qu'il y a des personnes, ah, c'est vrai, 7 mois de lutte, c'est normal, il y a des personnes qui n'y vont plus, elles sont fatiguées, la répression aussi fait du mal à tout le monde. On l'a vécu le 1er mai là, 2019 avec une répression incroyable. Il y avait des personnes âgées, des enfants, lors de cette manifestation qui se sont fait gazer par la police. Aucune possibilité de sortir du cortège, tout était bouclé, on était comme des moutons, comme du bétail. Et au fait, on appelle à la solidarité internationale. On appelle à une solidarité internationale. C'est super important, car je pense que là, actuellement, on peut le voir, hein, Hong Kong, Alger, Soudan, il y a des luttes partout. Et je pense qu'il faudrait tous s'unir, mais surtout au niveau du monde occidental, parce qu'on est les premiers acteurs. On est les premiers acteurs. Et le but... Maintenant, c'est de mettre en place, si on le peut, une révolution internationale. Tout le monde le rêve. Tout le monde en rêve, tout le monde le veut. Et je pense que c'est possible, avec l'union de chaque mouvement, bien sûr antiraciste, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de fascistes avec nous. Mais je pense que, franchement, c'est faisable. Avec de la volonté, avec de l'investissement, c'est largement faisable. Si nous, on arrive à tenir en France, pardon... ouais. No, niente, dice che vuole sottolineare che sono venuti qui per parlare, siamo venuti qui per parlare con voi perché ci rendiamo conto che le informazioni sono poche ad uscire dalla Francia, che c'è una sorta di blackout in questa che possiamo definire come la Repubblica delle Banane, e, che è la Francia. Nonostante la stanchezza di 7 mesi di mobilitazione, che è tanta, nonostante la repressione, il movimento continua ed è questo che vogliamo anche dirvi, non ascoltate, diciamo, in qualche modo il silenzio dei media, il movimento continua. Il 1° maggio è stata una delle ultime date importanti in cui ancora una volta la repressione si è abbattuta sulla piazza, in cui abbiamo visto anziani, bambini essere caricati e gasati dalla polizia. Siamo qui quindi per fare un appello alla solidarietà internazionale. Vediamo in giro per tutto il mondo che le mobilitazioni si moltiplicano da Hong Kong all'Algeria al Sudan bisogna unirsi, bisogna stringersi intorno a queste mobilitazioni, soprattutto nel mondo occidentale, visto che siamo i primi attori di quello che succede anche in altri paesi, appunto, come il Sudan o l'Algeria. La rivoluzione internazionale è il nostro sogno, il sogno di tutti, naturalmente tutti insieme, ma senza razzisti, senza fascisti. Stavolta non ho pas oublié. Basta. Grazie.